seconda edizione con grande successo. Iniziamo con la classe 4B. I bambini sono agitatissimi e questo è un po' il nostro punto di arrivo di un percorso che è durato veramente alcuni mesi, dove abbiamo scoperto un personaggio un po' particolare, Sebastião Salgado, fotoreporter brasiliano ormai ottantenne, che ha dedicato un po' la sua vita alla ricerca di popoli indigeni che vivono in ambienti estremi in tutto il nostro pianeta. Quindi grazie alle sue fotografie, in particolar modo del libro Genesi, che poi lo vedrete in scena, abbiamo potuto anche noi conoscere questi popoli. E quindi la nostra storia, che si chiama Incontri, è stata anche premiata da pochi giorni al concorso promosso dall'Unione Italiana Ciechi Povedenti di Chiavari, inserito nel Festival della Parola di Chiavari. Quindi, insomma, possiamo iniziare tranquillamente. Un ringraziamento anch'io piccino ai bambini che sono stati bravissimi, come sempre, alle mie colleghe, in particolar modo Elisa, senza la quale probabilmente questo progetto non sarebbe neanche iniziato. Grazie, è stato un bellissimo. E alle famiglie di questi bambini, perché ancora quest'anno si sono dimostrate collaborative, in tempo record hanno esaudito tutte le nostre richieste, il materiale, i costumi, tutto quello che vedrete fra poco in scena l'hanno portato loro. Nonno Celsino, io non so dove sia, ha fatto queste meravigliose renne. E un ringraziamento anche alla mamma di Eleonora, Stefania, che oggi ha condiviso con noi il delirio del gruppo Carrucco. Affascinanti questi popoli indigeni, così diversi da me. Oh, come vorrei incontrarli e conoscerli. Che sogno. E poi, con quei pelliccioni, non
qui quando ho accompagnato la mamma a raccogliere la frutta. Che forte! Noi per spostarci usiamo le slitte e questa qui è la più vecchia. Sì, è preziosa, ci ha accompagnato in tanti viaggi e la teniamo con cura. Noi non sprechiamo nulla, anche il mio popolo ha rispetto per le cose. Ma cosa avete ai denti? Sono così diversi. Io sono un cacciatore, è nostra usanza affilarci i denti per essere più belli. E noi le trecce. E fiori profumati tra i capelli. Ma cosa sono quelle cose colorate? Da noi è tutto bianco, sempre bianco. Da noi invece è un mare di colori, di odori e di sapori. Così diversi ma così uguali. Questo fa crescere la speranza in un futuro migliore, un futuro insieme.